100 anni dalla sua nascita, Don Milani continua a far discutere. E proprio per questo il documentario che vedremo è particolarmente interessante, perché è illuminante per capire questa figura, i suoi obiettivi, quello che ha fatto. Non sono molti i documentari su Don Milani, perché Don Milani non voleva. Non voleva che l'autenticità della sua esperienza venisse in qualche modo falsificata, strumentalizzata, come spesso accade quando qualcosa entra poi nel circolo mediatico. Ma si è poi fidato di D'Alessandro, questo regista che con grande pazienza ha seguito per giorni e giorni la vita di questa scuola sperduta nell'Appennino, questa scuola inventata da Don Milani a Barbiana, attraverso la quale lui ha formato questi giovani montanari che praticamente non andavano a scuola, o se andavano a scuola l'abbandonavano molto presto, perché questa poi era la loro vicenda. E ha fatto tutto questo, il documentario lo mette bene in luce, ispirandosi all'articolo 3 della Costituzione italiana, quello che dice che la Repubblica rimuove gli ostacoli che impediscono la piena libertà e l'uguaglianza di tutti i cittadini, lo sviluppo della loro personalità, la piena partecipazione alla vita civile. Perché l'articolo 3 è anche un articolo che si ispira profondamente ai valori cristiani, e Don Milani era un prete che ha voluto aiutare questi giovani a impadronirsi della parola. Aveva capito che la grande differenza fra ricchi e poveri è spesso non è fatta dai soldi, ma è fatta proprio dalla possibilità di poter parlare, esprimersi, capire. Da questo punto di vista Don Milani non è stato un classista, come è stato spesso accusato di essere, perché in realtà lui voleva portare a tutti la cultura che è, diciamo, appannaggio, soprattutto allora, esclusivamente delle classi dominanti. In questo senso possiamo dire che Don Milani è stato un bravo insegnante, un bravo educatore e un bravo prete, perché ha vissuto pienamente tutte e tre queste figure. E direi che vedendo questo documentario lo si capisce perfettamente. Ma un'avvertenza, arrivare fino in fondo, perché proprio alla fine del documentario il regista chiede ai ragazzi Don Milani, ai suoi studenti, ai suoi giovani alunni, che cosa ha lasciato loro Don Milani, qual è la lezione che loro hanno imparato. Le risposte sono diverse, ma sono molto interessanti, ed è forse la dimostrazione migliore, le risposte di questi giovani, a tante critiche, a tante accuse che si facevano a Don Milani, ma che si fanno ancora oggi. Ed è appunto impressionante quanto questa figura sia ancora attuale, proprio nel suscitare domande, interrogativi e anche desideri in molti di riprendere la sua lezione e di realizzarla anche oggi in un contesto diverso. Qui davanti D'Alessandro, non sarebbe meglio provare se il dialogo si sente prima di andare avanti? No, lo sa lui? Se lui dice di no, sono tranquilli che no. No, vuoi sapere se non si sovrappongono le parole in maniera tale da non capire? Questo lo sa lui. Don Milani, lettera ai giudici, una prima. La mia è una parrocchia di montagna. Quando ci arrivai c'era solo una scuola elementare, 5 classi in un'aula sola. I ragazzi uscivano dalla quinta semianalfabeti e andavano a lavorare, timidi e disprezzati. Decisi allora che avrei speso la mia vita di parroco per la loro elevazione civile e non solo religiosa. Così da 11 anni in qua la più gran parte del mio ministero consiste in una scuola. Questi
molte riprese sono state fatte a Barbiana nel dicembre del 65. Don Lorenzo era già molto malato, ma io non lo sapevo. Io non sapevo nulla di lui. Voglio dire, non sapevo che aveva scritto un libro come Esperienze pastorali, che era un prete già molto, molto famoso. Io sapevo soltanto che lui era implicato nell'audizione di coscienza, il problema dell'audizione di coscienza, perché aveva fatto una lettera che era stato pubblicato, credo, da Rinascita, e che per questo era stato incriminato per apologia di reato. Quando mi trovai davanti a lui, devo dire che mi colpì il suo modo di fare lezione. Capii subito che in fondo l'obiezione di coscienza non era l'aspetto più importante di Lorenzo Milani. Ritornai più volte a Barbiana e assistevo così in un angolo proprio alle lezioni di Don Lorenzo, e un giorno Don Lorenzo mi disse: se vuole può girare. Io rimasi sorpreso, perché sapevo che Lorenzo aveva rifiutato sempre di essere preso. C'erano stati da lui diversi cineasti, personaggi della televisione italiana, di altre televisioni tedesche, francese, eccetera, ma il suo no sembrava definitivo. Invece mi permise di girare. Ha superato il nostro esame, mi disse. Ecco, queste riprese le ho potuto raccogliere perché ho superato un esame. Una volta venne qui una studentessa. Dico, quando due punti. Il giorno che è arrivato da Alessandro, la cosa che mi ha stupito era che il regista diceva che voleva fare un filmato, e l'impressione mia era che Don Milani volesse un filmato che riproduceva più fedelmente possibile quello che era la sua scuola, perché rimanesse questo ricordo, per chi non lo so. Fino a quel momento c'era stato il professor Ammannati a fare filmati. Don Lorenzo fece filmare solo ragazzi, nemmeno di sfuggita si doveva vedere. Quello che mi stupì è che nel filmato di Alessandro, invece, Don Lorenzo si presentava come protagonista. C'era il momento in cui leggeva la lettera giudici, il momento in cui faceva scrittura collettiva, c'era sempre. Addirittura fece finta di celebrare la messa. Era come se lui volesse che fossero ripresi tutti i momenti principali della scuola. Quando i ragazzi escono di casa e fanno esperienze nuove che poi possono insegnarmi, diventando ma diventare più grandi di me non è difficile. Quando i ragazzi escono di casa e fanno esperienze nuove che poi possono insegnarmi, diventando in qualche campo più competenti di me. Questo atteggiamento da protagonista era contro le sue abitudini. Dentro di me provai allora, la provo ancora, la impressione che lui, sapendo bene che la malattia progrediva, ha avuto l'impressione che volesse lasciare un documento. La scuola è diversa dall'aula del tribunale. Per voi magistrati vale solo ciò che è legge stabilita. La scuola invece siede fra il passato e il futuro e deve averli presenti entrambi.
Non si legge tutto questo? Non l'aveva segnato? Mi colpì il suo rapporto con questi ragazzi, con questa canonica, così, questa chiesetta così isolata di campagna, insomma. Quando nella sua prima esperienza a Calenzano, Don Lorenzo si accorge che i ragazzi frequentavano la parrocchia, andavano anche alla messa, ma non ne capivano la mazza. E allora l'idea di dire, sì, se non diamo le parole per conoscere, non possono conoscere la parola. Col tempo? Il ragazzo capisce col tempo? Col tempo, passare del tempo. Piuttosto, sai che? A poco a poco, come dite prima, a poco a poco il ragazzo capisce che non potrà resistermi. No, non è la stessa, le indicazioni di tempo sono sempre prima del soggetto. Che ha bisogno di parole vere, parole di carne, di vita. E Don Lorenzo crea la prima scuola popolare. Sulla parete della nostra scuola c'è scritto grande, IKEA. È il motto intraducibile dei giovani americani migliori. Me ne importa, mi sta a cuore. È il contrario esatto del motto fascista, me ne frego. È proprio l'esperienza pastorale di San Donato di Calenzano che diventerà poi quel libro vietato, Esperienze pastorali, dove lui denuncia l'incoerenza religiosa del popolo di San Donato, me lo dice con amore, con affetto. E quando denuncia tutto questo, prima il libro riceve un imprimatur, ma poi prende una di quelle stangate ufficiali che lo mettono ai margini. Io mi considero prete soltanto per i contadini, per gli operai, per i comunisti, per quelli che non vanno in chiesa, per le persone più lontane, e la mia vita la voglio dedicata esclusivamente a loro. E il legame con la Chiesa è fatto di un'assoluta obbedienza che ho, dei sacramenti che cerco, che per me, che do a voi, della dottrina che è fedelissima, inattaccabile. Tanto dolore a Don Lorenzo per la recensione di Civita Cattolica ad Esperienze Pastorali, all'autore del libro, ci sia permesso di augurare anche come riparazione del grande male che la sua opera certamente farà a tante anime irrequiete e poco formate di poter scrivere pagine più serene. Augurano di scrivere pagine più serene, ma le pagine che aveva scritto il nostro Don Lorenzo sono quelle pagine che hanno graffiato le coscienze, che hanno indicato un solco di una scuola che deve essere capace di non perdere per strada le persone. A me piace sapere i parrocchiani e le anime e i lontani, quelli, il vescovo sa salvare da sé, sa leggere, regga il Vangelo, si salve, si arrangia, a me del vescovo non importa nulla, le pesi nemmeno, a me interessa soltanto di quelli che non hanno avuto questo insegnamento e soprattutto degli analfabeti, dei più lontani, di quelli che non sono capaci di leggersi il Vangelo da solo. Questo è l'unico che mi interessa a fondo. La gente che arrivava era talmente diversa uno dall'altro. Qualche volta invitava Don Lorenzo, molti venivano spontaneamente. Una cosa era sicura, che quelli che venivano in un certo senso sfruttati sempre a vantaggio dei ragazzi. Su questo argomento va raccontato dal professor Ammannati di un console che viveva, mi pare, nelle vicinanze, e è molto probabile che l'abbia invitato Don Lorenzo a parlare ai ragazzi. Questo tizio era andato lì e aveva cominciato a parlare. E da Manati mi disse, Don Lorenzo era seduto dietro a me, ho sentito a un certo punto la ventata della tonaca di lui che si alzava in piedi. Si è alzato in piedi e ha detto, ragazzi, di quel che dice questo signore, da questo momento non dovete credere nemmeno una parola,
perché sta difendendo precisi interessi, dice. Don Lorenzo non era uno specialista della didattica, anche se con i soliti paradossi diceva come tutta Europa sa la mia scuola, ma era uno dei soliti paradossi di Don Lorenzo. In realtà Don Lorenzo non si è mai dato arie di grande insegnante. Questo mettere in centro la persona, questo inventarsi di tutto per dare libertà e dignità, perché la scuola deve allenare alla vita. La scuola deve creare le condizioni di non perdere nessuno per strada. E Don Lorenzo ha messo in cattedra gli ultimi. Erano loro a dare il passo. Tutto l'insegnamento del Milani non muove dal Vangelo. Non muove dal Vangelo perché il Vangelo è il punto di arrivo, è il punto in cui si salda l'essere col dover essere. Non muove dal Vangelo, ma dalla Costituzione assunta come il metro fondamentale per giudicare la storia e la politica. Nella sua scuola non c'è il crocifisso perché l'obiettivo non è educare alla fede, l'obiettivo è costruire le persone e i cittadini e non i fedeli, educarli a diventare sovrani. Il cittadino consapevole. Il cittadino che vuole capire, che vuole approfondire, che non si accontenta delle semplificazioni, degli slogan, delle informazioni di seconda e di terza mano. Saper leggere significa a dir poco poco intendere il giornale dalla prima all'ultima pagina. Oppure a dir poco poco intendere la prima pagina del giornale. Ma io non chiamerei alfabeta e non chiamerei cittadino a pieno diritto cittadino sovrano chi non fosse in condizioni di intendere davvero la prima pagina del giornale, oppure il livello di tribuna politica o il livello di un comizio. Qui noi vediamo i ragazzi che ritornano il giorno dopo a scuola, erano quasi tutti sparsi nei vari cascinali nella vallata, io stesso poi li incontravo proprio perché andavo la sera a dormire a Scatteria nel Mugello e poi ritornavo io stesso su, io stesso allievo proprio a capire. Registrazione Cuccio e altri due che stanno in Inghilterra. Che si deve fare in Inghilterra? Per lavorare. No, l'idea era di studiare, ma però bisogna lavorare in campagna. E da quanto tempo state in Inghilterra? Io andai al 1 di gennaio. Invece noi due siamo andati a maggio. E qual è la vostra opinione sulla vita inglese? Il primo aspetto si vede bene in Inghilterra. Forse ma perché non siamo abituati in Italia a vedere, ma si vede capelli lunghi, si vede giovani con calzoncini stretti, si vedono tutte le forme poi che portano le ragazze. Quando la ragazza braccetta ogni cantonata si vede l'innamorata baciarsi, un po', insomma, non baciarsi sì, nel senso italiano, proprio amorevolmente proprio, insomma. Have you anything to declare? No, nothing at all. Nothing. Nothing at all. I'm coming here on holiday. Okay. Holiday. I have just my personal things. That's all. May I see your passport, please? Yes, here it is. Thank you. I see your English. No, I am not. I am a Scot. La cosa che mi colpiva a me, arrivando a Valbiana, che non si facevano elogi ai bravi. Non solo si stava attenti agli ultimi, ma essere bravo non era un merito, era un compito. Quando uno sapeva bene la matematica, si diceva a te, fai scuole piccine. Un giorno mi sono trovato, ho assistito alla lezione che i ragazzi più grandi davano ai più piccoli. Anche questo è un aspetto caratteristico proprio della scuola di Lorenzo Milani.
Una ventina di chilometri a nord dal Cairo, il fiume si trama in una serie di bracci collegati fra loro da una rete di canali. E questa è la zona del delta, regione lagunare estesissima. Estesissima? Molto grande, molto vasta. Noi siamo negli anni 60, metà degli anni 60. Tutti si risentiva un pochino dell'incipit solenne delle grandi costituzioni, tutti gli uomini nascono liberi ed eguali. La nostra Costituzione non lo dice così e non è un caso, e non lo dice perché non è vero. Non è vero che gli uomini nascono uguali e non è vero che nascono liberi. Molti paesi nascono ancora schiavi, vengono venduti, e non sono affatto uguali, sono ricchi, poveri, sciancati, storpi, non sono uguali. Ecco, a Barbiana se ne dava una lettura avanzatissima, è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli. Dunque, diceva Don Lorenzo, gli ostacoli ci sono, lo affermano i costituenti, non è vero che siamo uguali. È compito della Repubblica, compito di chi? Don Lorenzo è veramente convinto che solo la scuola, cioè il sapere e il pensiero, possono riscattare i poveri, ma possono riscattare la storia di tutte le persone. La vita nostra a scuola scorre così senza contrasti insolubili. Il ragazzo capisce poco a poco che non potrà resistermi finché non sarà più grande di me. E non è facile perché io sono molto grande. Penso molto, voglio molto bene, so che i ragazzi tutto il giorno e tutto l'anno non ho segreti per loro. L'altro giorno era passato, io ritornavo di nuovo su da Lorenzo a Barbiana, su questo colle, e ho assistito alla lettura di un brano di un giornale. Si trattava di una disgrazia sul lavoro. Si è trovato dalle pale dentro un'impastatrice. Nell'ultima ora di lavoro, prima delle festività natalizie, un anziano manovale di Limito, Giuseppe Dragoni, 57 anni, è rimasto vittima di un'agghiacciante sciagura in una fabbrica di via Feltre 32. Le pale di un'enorme impastatrice cemento, nel cui interno si era introdotto per pulire le pareti, sono messe improvvisamente in moto e lo hanno lievemente sfigurato. La lettura dei giornali era costante tutti i giorni dopo pranzo. C'era un'interruzione per il pranzo che era abbastanza lunga perché i ragazzi poi lavoravano, se c'era la piscina facevano il bagno in piscina, se c'era da accomodare la strada accomodava la strada, insomma si stava un po' fuori anche e si ricominciava la scuola leggendo il giornale. La tragedia era gelata il sangue a tutti i compagni di lavoro della vittima. Su alcuni degli uomini che gli stavano vicino peso oltretutto il sospetto di aver causato direttamente l'incidente. È chiaro infatti che la grande impastatrice non si è messa in moto da sola. Don Lorenzo darà anche gli strumenti per non confondere, per cercare tra le righe di cogliere le verità ma anche le bugie. E un giorno gli hanno portato La Nazione del 12 febbraio del 65, dove era stato fatto un articolo sull'ordine del giorno dei cappellani militari della Toscana in congedo. Mi fermo solo un passaggio. Quando loro dicono che considerano un insulto alla patria e ai suoi caduti la cosiddetta obiezione di coscienza, che è estranea al comandamento cristiano dell'amore, espressione di viltà. Poi c'è scritto nell'articolo: l'assemblea ha avuto termine con una preghiera di suffragio per tutti i caduti. Lorenzo ha sempre pregato per tutti i caduti, ma non si può dire che quella scelta, visione di coscienza, è estranea al comandamento cristiano dell'amore. Anzi, è un atto d'amore. La reazione alla lettera che venne portata con un ritaglio della Nazione fu sdegnata. Sulle prime si decise di prendere carta e penna per fare qualche domanda a questi militari preti. Credo che non si tratti di una risposta frutto di scrittura collettiva, perché lì lo stile è davvero uno stile milaniano, se mi posso permettere.
quando noi si scrisse la lettera ai cappellani, eravamo perfettamente coscienti che ci saremmo tirati addosso tutte le seccature possibili e immaginabili, però questo è il destino quotidiano della scuola. Se la scuola vuole veramente influire sulla società, bisogna che contraddica le usanze. Nella sua lettera ai cappellani militari toscani, Don Lorenzo, con molta forza e graffiante, scrive: «Le armi che voi approvate sono orribili macchine per uccidere, mutilare, distruggere, fare orfani e vedove. Le uniche armi che approvo io sono nobili e incruente, lo sciopero e il voto». La lettera venne fatta in poco tempo e stampata privatamente in alcune centinaia di copie, venne mandata a tutti i giornali. I giornali pubblicarono qualche stralcio. Soltanto Rinascita lo pubblicò integralmente, ed è questa la ragione per cui Pavolini, che ne era allora il direttore, è stato coinvolto nel processo. Da quel giorno a oggi abbiamo avuto molti dispiaceri. Ci sono arrivate decine di lettere anonime, di ingiurie e di minacce, firmate solo con la svastica o col fascio. Ci furono reazioni un po' sopra le righe, alcune apertamente minacciose. Ricordo una lettera con disegnato una bara e macchie di sangue, perlomeno di roba rossa, e la cosa mi faceva proprio paura, specialmente la sera, quando si cenava. Don Lorenzo c'aveva la cucina, una finestrina che dà vicino alla porta d'ingresso. Altezza d'uomo era, con la luce accesa eravamo dentro e qui c'erano solo i vetri in questa finestrina, non è chiusa. Sicché chiunque poteva arrivare lì, pigliare la mira e sparare. Ora io sedevo davanti ai miei ragazzi nella mia duplice veste di maestro e di sacerdote, e loro mi guardavano sdegnati e appassionati. Un sacerdote che ingiuria un carcerato ha sempre torto, tanto più se ingiuria che incarcera per un ideale. Non avevo bisogno di far notare queste cose ai miei ragazzi, le avevano già intuite, e avevano anche intuito che ero ormai impegnato a dar loro una lezione di vita. Poi vi fu un appello di personalità della cultura, della politica, la Pira, Jemolo, Lombardo Radice, Tristano Codignola, Pannella, Antonio Giolitti, Dario Fo, Ignazio Siloni, cioè il meglio della cultura italiana. Si espresse dicendo: quando si ha una reazione come quella di Don Milani, un'occasione preziosa per l'educazione dei giovani. Questa enorme attenzione non dipende dalle cose che sono dette, perché non è la mia cosa tanto nuova, vero? Quelle cose che sono nella lettera si trovano su tutti i libri delle medie. Non abbiamo inventato nulla. Non si sapeva che la guerra è brutta, che la pace è bella, è l'uovo di Colombo. Quello che crea la gratitudine dei lettori è di sentirsi dire quello che già pensano in una forma così limpida, così convincente, che è già stata limata da tutte le contraddizioni possibili, inutile, portata a un livello di non dico di verità oggettiva, ma di ricerca della verità oggettiva, notevolissima. E questo rende grati tutti quei lettori che volevano questa verità. Tra le reazioni alla risposta di Don Lorenzo ai cappellani vi fu anche quella dell'arcivescovo. In quei giorni intervenne con una lettera che diceva: caro Don Milani, i suoi interventi, che sanno di classismo, sono immediatamente strumentalizzati e distorti dalla stampa comunista. Pertanto la invito a sottopormi, a partire da questo momento in ogni caso, ogni eventuale suo scritto prima di dargli pubblicità in qualsiasi modo. Consideri la presente come una precisa prescrizione. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Stefano, pieno di grazia e di fortezza, operava grandi prodigi e miracoli in mezzo al popolo. Ora, questa lettera gli spiacque molto a Don Lorenzo, perché
veniva colpito proprio da quel lato in cui si aspettava protezione. E dunque questa accusa di classismo lo ferì particolarmente. Si sono riuniti potenti a parlare contro di me e i cattivi mi perseguitano. Aiutami, Signore mio Dio, e salvami del tuo nome. Alleluia, alleluia, vedo i cieli aperti, a Gesù che sta alla destra di Dio, alleluia. Vorrei precisare che Lorenzo Milani non ha detto veramente messa per me. Lorenzo Milani ha fatto, in un certo senso, finta. Ha riprodotto alcuni aspetti della messa, ma non però quello fondamentale, cioè la consacrazione. Egli affermava che la macchia della presa non dovesse assolutamente riprendere un prete, un sacerdote in questo momento. Ecco, quello che io dico lo si nota perché vedete come Lorenzo Milani ripete più volte il gesto dell'offertorio, era di una estrema cortesia e gentilezza. Va bene così, stop. Siete venuti soltanto perché questa mano ha letto in mano una birra. Dunque, è capace di muovere qualcosa. Oggi siete voi, domenica c'era altra gente, sono venute da tutte le parti, le lettere non siamo nemmeno capaci di leggere tutte le quante ne arriva, rispondere non se ne parla, si risponde a chi si può. E allora se la penna riesce a far rumore, attenzione, è evidente che lo scritto è efficace. Le reazioni furono molte, favorevoli e sfavorevoli, ma ce ne furono anche di beceri, di volgari, per esempio tutto questo mondo, una sorta di sottobosco fascista, destrorso del tempo, in cui spiccavano alcuni militari. Più che appropriati pertanto ripeteri di pazzo, ignorante, mascalzone, affibbiati da Pugliese a questo Lorenzo Milani, che merita ancora quelli che aggiungo di disfattista, traditore della patria, oltre che il dispetto della nazione, punto esclamativo. La lettera del generale Bauer è tra le lettere più volgari, diciamo, che sono arrivate per il tono e anche per i contenuti che esprime. Bene perciò ha fatto la quarta sezione penale del Tribunale di Roma a denunciare per direttissimo questo sacerdote per apologia di reato e auspichiamo anche nei suoi confronti una severa sentenza di condanna. Con distinti saluti, generale R.O. Guido Bauer, via Marginale 35, Napoli. Don Lorenzo gli rispose a strettissimo giro di posta: egregio generale, lei mi ha dato di ipocrita, pazzo, ignorante, mascalzone, disfattista e traditore e lo ha fatto su un giornale. Se io la denunciassi, lei andrebbe dentro per diffamazione e così libererei dei poveri soldati dal cattivo esempio di un ufficiale che ignora le leggi della patria e il rispetto che deve ai suoi concittadini, che sono tutti suoi uguali davanti alla legge e non inferiori. Inferiori sono quelli che in discussione, quando non hanno argomenti, credono di poterli sostituire con ingiurie. Io invece, per vostra fortuna, non uso difendere le mie idee e la mia onorabilità con le ingiurie e tantomeno con le denunzie. Quello che invece non posso rimediare è l'effetto che ha fatto la lettura della sua lettera sui miei ragazzi. I ragazzi sono portati a generalizzare e mi è difficile ora convincerli che non tutti i generali sono come lei. Saluti cordiali da me e dai ragazzi, suo Lorenzo Milani. La spiritosità del testo è data da questa assoluta mancanza di volontà di carriera. E questo è quella cosa che non mi posso donare, perché chi ha questa non volontà di carriera scrive come me, chi vuole fare carriera non scrive come me. Scrivendo come me non mi farete strada mai nella vita, in nessun posto. È spiegato minutamente in che senso lo prendiamo. Due punti e poi spiegato minutamente
come si fa a essere un grande genitore. Un grande genitore deve starci molte ore, voler bene, ascoltare, parlare, tenere il televisore spento, non avere segreti. Questo è un grande genitore. Essere un grande genitore significa mica essere il padre eterno. Allora, fare il supporto dovere il genitore. Da cosa nasce questa necessità di scrivere? L'esigenza più importante mi pare che fosse quella di ristabilire il significato e i confini della obbedienza. Quando Don Milani scrive che l'obbedienza non è più una virtù, non bisogna intendere questa frase come un generico invito alla ribellione, ma come un'esortazione a seguire la voce scomoda della propria coscienza, che ci indica sempre la strada della giustizia e del bene comune. La lettera che è arrivata dice: caro Don Milani, quando lei dice che l'obbedienza non è più una virtù, intende riferirsi anche ai rapporti tra genitori e figlioli o soltanto ai rapporti tra cittadini e Stato? E noi abbiamo per ora preparato questo abbozzo di lettera che è ancora a mezzo e che finiremo di correggere. Caro amico, una volta venne qui una studentessa e quando seppe che nessuno di noi fuma, disse: se mi proibissero di fumare sarebbe quando fumerei. Anche nella lettera sul fumo, quando si scava un po' sul concetto di obbedienza, si vede che quello che preme a Don Lorenzo è di stabilire che l'obbedienza non è acquiescenza acritica ai comandi, al comando della legge, al comando del maestro, al comando della Chiesa, ma è invece consapevole adesione critica alla legge. Per quello bisogna riflettere. Tutto ciò che non risponde alla nostra costruzione razionale e cosciente non va obbedito. A Barbiana era scuola di democrazia dalla mattina alla sera. Tutto era studiato in modo che servisse a destare nei ragazzi spirito critico. La scuola siede tra il passato e il futuro e deve averli presenti entrambi. L'arte delicata di condurre i ragazzi su un filo di rasoio. Da un lato formare in loro il senso della legalità, dall'altro la volontà di leggi migliori, cioè il senso politico. Io taglierei quest'ultima, vorrei rileggerla. Sì. Lo ripeterebbe, sì. È stata la seconda frase che non è chiara. Sì. I piccoli non fumano perché glielo ho previsto. I più grandi non fumano perché hanno capito che era stupido fumare. La lettera col divieto di fumare, lui l'ha prese per fare un esempio di scrittura collettiva. Se questa libera scelta coincide con la mia, è solo perché anche la mia coincide con qualcosa di più grande di me. Si è discusso di quel testo solo durante le riprese del regista. E via di seguito. Allora, chi ha delle correzioni da fare, lo dice e si avanti. La scrittura collettiva sarebbe uno strumento prezioso per la scuola di oggi. Secondo me la parola stortura deriva da storto. Storto è una parola che conoscono tutti. Perché stortura, anche chi non vede la parola stortura, capisce la parola. Tutti dicono la loro. Tutti rimangono coinvolti nella composizione del testo. È interessantissimo il fatto che tutti partecipino. Questo è utilissimo per raggiungere una capacità di scrivere non solo corretto, ma chiaro, semplice, senza fronzoli, si ottiene una scrittura che è frutto di riflessione, una riflessione collettiva. Allora limitiamoci alle prime due frasi, fino a storture. Quando si decide di scrivere, si prende un tavolo molto grande, con tutti questi fogliolini, e si prova a vedere se si riesce a fare almeno due capitoli.
ognuna ha a dir poco una parola felice, un'espressione felice, insomma, ma una parola felice ce l'ha anche il più piccolo cane della scuola. I ragazzi che hanno saputo scrivere male sono però capaci di giudicare a un livello maggiore di come sanno scrivere. Si cerca la verità per scritto, via via la si perfeziona nella ricerca della massima efficacia col minimo di parole. Massima efficacia col minimo di parole. A questo punto il più adulto tra noi è quello che porta argomenti più validi, cioè quello che ha pensato quella questione più a fondo e con più amore. Ed è una gioia per me cedere davanti a un figliolo che ne sa più di me. Ricordati però che questo caso è raro, perché come dice la poesia di un bambino cubano, il niño che noi studiano è buon rivoluzionario. Penso di sfondare una porta aperta se dico che i giovani hanno oggi ben poche occasioni per imparare ad ascoltare, a riflettere e a discutere. Si vedono quasi tutte le sere in televisione discussioni che durano ore in cui nessuno ascolta l'altro per riflettere su quel che ha detto. I ragazzi qui studiano e pensano, ma anch'io studio e penso con loro, perché il maestro che noi studiano è ben autoritario. Normalmente arriviamo alla verità insieme. Milani, ricordarlo non serve a nulla, servirebbe sfruttarlo, vedere se può essere utile il suo modo di pensare. I ragazzi non mettono in discussione chi ha un'esperienza più lunga e io a mia volta non dimentico che un'esperienza più breve ma più recente ha una garanzia di maggior verità perché il mondo progredisce. Oggi d'Italia, Don Lorenzo alzerebbe il tono della sua voce. Un giovane su tre si perde nei primi 5 anni delle scuole superiori. L'Italia ha oltre 6 milioni di analfabeti. Analfabetismo di ritorno. Dobbiamo creare invece le condizioni di poter dare più strumenti alla gente, più strumenti di conoscenza, per poter decidere, per scegliere da che parte stare. A casa tua a tavola parli? O sei tu una di quelle famiglie che tengono il televisore in tavola e dove tra mamma e figliolo non si parla mai delle cose che stanno davvero a cuore? Io sono talmente affezionato ai miei figlioli che tutto quello che è bene per loro io lo credo vero e tutta la mia teologia, la mia filosofia, la mia politica la costruisco sui miei affetti. Lo sbaglio consiste in portare l'affetto su un piano sporco, insomma, se uno non cacca nello sporco, nel greggio, nel sessuale, insomma. Allora, la cosa più importante è, usciti di seminari, usciti dai libri, infilare immediatamente nell'ambiente più povero e più infelice di tutti, in modo che poi la mente automaticamente cercherà tutte le ragioni favorevoli a queste persone che si amano, e siccome le ragioni giuste sono quelle dei poveri, l'importante è di innamorarsi lì. Si parla sempre dell'amore. Io non parlo mai dell'amore di Don Milani per i ragazzi. L'amore di Don Milani si manifestava spessissimo con calci negli stinchi. L'amore consisteva nel tenere d'occhio sempre l'interesse del ragazzo. Ora vediamo Lorenzo invece con un ragazzo. Un ragazzo che si chiama Marcello. E che era un ragazzo che era ritardato per la scuola normale, perché era stato per parecchi anni su in montagna a fare il pastore e quindi aveva dei problemi di comunicazione. Però Lorenzo Milani invece era un ragazzo come tutti gli altri, anzi addirittura gli parlava in inglese. C'era un bambino a 5 anni che non parlava, Marcellino. Allora questo bambino
Don Lorenzo si era messo in testa di farlo parlare. Io dicevo, vuoi far parlare Muti? Visto che non è Gesù Cristo, mi pare impossibile che possa parlare il tuo ragazzo. E lui diceva, se dice arancia, ti do l'arancia, e non diceva nulla. Ma siamo andati avanti mesi. A un certo punto c'era presente la mia sorella e un'altra signora. E Don Lorenzo le ha detto, vedi Marcello, queste due donne pensano di volerti più bene di me, perché loro l'arancia te la darebbero. Io non te la do, ma ti insegno a parlare. La lettera ai giudici del 65 per difendersi dalle accuse derivate proprio dalla lettera ai cappellani, e siamo sempre lì, lui ancora con più forza scrive: dovevo ben insegnare come il cittadino reagisce all'ingiustizia. Che vuol dire dare gli strumenti ai suoi ragazzi di conoscenza, perché la conoscenza è la via maestra del cambiamento, e per lui la conoscenza era importante e fondamentale per diventare cittadini. Non a intermittenza, ma cittadini responsabili. C'è stato però di conforto tenere sempre dinanzi agli occhi quei 31 ragazzi italiani che sono attualmente in carcere per un ideale, così diversi da milioni di giovani che affollano gli stadi, i bar, le piste da ballo, che vivono per comprarsi la macchina, che seguono le mode, che leggono giornali sportivi, che si disinteressano di politica e di religione. I miei figlioli voglio che somigliano più a loro che a lui, e ciò nonostante non vogliono che vengano anarchici. Il valore dell'obiezione di coscienza è il valore stesso del dubbio. Il dubbio come via maestra della ricerca di verità, come strada di conoscenza, perché dobbiamo essere sempre capaci di lasciarci raggiungere dallo stupore e dal dubbio, perché i dubbi sono più sani delle certezze. Voi quindi avete saputo tutta la faccenda di Don Lorenzo, l'avete saputo in Inghilterra? Sì, perché sì, ci scrivevano. Leggiamo un giornale italiano, abbiamo visto anche qualcosa su The Guardian. E secondo voi la faccenda delle obiezioni di coscienza e di una posizione di un prete come Don Milani sarebbe capita in Inghilterra? Ma in Inghilterra sempre che obiezioni di coscienza. Nessuno da fare militare là. Come? È capito. Se invece militare è volontario. Ah, è volontario? Sì. Non è obbligatorio. Non è obbligatorio. No. Mi pare che sia spiegato, ma non tutti l'hanno capito, le lettere ai giudici che a noi l'obiezione di coscienza non ci importa assolutamente nulla, ma che ci commuove il fatto che questi giovani obiettori siano in prigione senza un motivo, ci commuove. 30 persone sono 30 creature e hanno diritto di soffrirne perché non hanno fatto assolutamente una cosa di essere in prigione, c'è ben altre cose per cui dovrebbe essere in prigione, non quella. L'obiezione di coscienza in sé non è il tema che interessa più Don Milani. E mi pare che lo si dica in maniera molto chiara, laddove nella lettera ai giudici si dice che occorre educare i ragazzi da un lato al senso di legalità e dall'altro alla volontà di fare leggi migliori. La legalità è importante. Per Don Milani vuol dire migliorare le leggi, vuol dire trasformarle se necessario, vuol dire disobbedirle quando queste leggi non creano giustizia, creano disuguaglianza, fanno soffrire e mettono ai margini tante e tante persone. Quello che posso dire ai ragazzi non è di contraddire le leggi, ma non gli posso dire che l'unico modo è quello di rispettarle. Le rispettino quando sono giuste, ma quando sono ingiuste si battano per cambiare. A dar retta ai teorici dell'obbedienza e a certi tribunali tedeschi, dell'assassinio di 6 milioni di ebrei risponderà solo Hitler. Ma Hitler era irresponsabile, perché pazzo. Dunque quel delitto non è mai avvenuto, perché non ha autore. C'è un modo solo per uscire da questo macabro gioco di parole. Avere il coraggio di dire ai giovani che essi sono tutti sovrani, per cui l'obbedienza non è ormai più una virtù, ma la più subdola delle tentazioni, che non credano di potersene far scudo
né davanti agli uomini né davanti a Dio, che bisogna che si sentano ognuno l'unico responsabile di tutto. Troppo avanti sui tempi, e all'interno della Chiesa, della stessa Chiesa, c'è chi l'ha trattato come un eretico, come una testa calda. L'allora cardinale di Firenze, che pure dopo si ricrederà su Don Milani, dopo la sua morte, scrisse a Lorenzo una lettera molto dura un giorno. Ne cito alcuni passaggi perché sono quelli che hanno fatto soffrire tanto Don Lorenzo. Quando il cardinale dice il fatto che sei rimasto per anni parroco a Barbiana, credo sia dipeso da questo. I tuoi superiori non hanno creduto di riconoscere in te la necessaria disposizione e la carità pastorale, ma piuttosto lo zelo fustigatore che ti fa apparire dominatore delle coscienze prima che padre. Io mi metto nei panni, piccolo piccolo, di cosa può aver segnato tutto questo dentro la profondità dell'anima di Don Lorenzo. La discussione in realtà è durata molto molto di più, ed era impossibile in pratica riprenderla tutta, è durata delle ore e credo anzi che sia durata un paio di giorni. L'ultima testimonianza che mi lasciò fu la lettura di alcuni brani della lettera che aveva scritto ai giudici che dovevano giudicarlo a Roma. Il testo era quello dei bar, violentamente per il mortale, solo la frase dei bar. Spero di tutto cuore che mi assolverete. Non mi diverte l'idea di andare a fare l'eroe in prigione, ma non posso fare a meno di dichiararvi esplicitamente che seguiterò a insegnare ai miei ragazzi quel che ho insegnato fino ad ora. Cioè che se un ufficiale darà loro ordini da paranoico, hanno solo il dovere di legarlo ben stretto e portarlo in una casa di cura. Il processo naturalmente affrontò tutti questi temi. I giudici trovavano gravi le espressioni di Don Milani, ma sull'obiezione di coscienza invece la loro posizione fu ferma. Noi abbiamo il diritto di resistere alle leggi e dunque non possiamo prendere le opinioni e condannarle come apologia, perché esse rimangono pur sempre opinioni dissenzienti dal valore della legge. Le leggi cambiano, i valori sottesi alle leggi cambiano, dunque esse sono espressioni della libertà di manifestare il proprio pensiero. Questa è in sintesi la sostanza della motivazione dei giudici. Motivazione che non convinse i giudici d'appello, che condannarono invece il direttore di Rinascita a 4 mesi, sia pure con la condizionale, e si limitarono, non potendolo condannare, a dire che il reato era estinto per morte di Don Milani, che era venuta circa un anno prima. Alla fine della sua vita, no? Lui trasforma la sua morte, anche quella, in un'occasione pedagogica. Chi non si abbandona alla morte vuol dire che prima non si è abbandonato alla vita, alle passioni, all'amore. Ecco allora che Papa Francesco capovolge tutto e va a pregare, a chiedere scusa sulla tomba di Lorenzo,
che ha lasciato proprio morendo la richiesta di essere sepolto coi paramenti sacri e con gli scarponi. Che per me questa immagine di saldare la terra veramente con il cielo. Allora, pronti, 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 pronti. Registrazione. Qual è secondo lei l'insegnamento più bello che Don Lorenzo le ha dato? Secondo me che ci fa uomini, so, prima del tempo, per esempio. Dica la frase, l'insegnamento che ci ha lasciato. L'insegnamento che ci ha lasciato Don Lorenzo è che... No, che ci ha lasciato. Che ci ha dato. Che ci ha dato. Ci ha dato Don Lorenzo di farci uomini, insomma, affrontare la vita da soli, nel mondo, insomma, non avere... So come vorrei dire. Senza il menefreghismo. So. Affrontare la vita da noi, insomma, non con altri. Con il nostro giudizio, con tante altre cose. Non so descriverla bene, insomma. Vabbè, perché detto, ci sono. Detto già beh. Affrontare la vita da soli. Sì, conoscere persone, insomma, andare all'estero come ci fa. Come ora. Io penso che l'insegnamento da Don Lorenzo sia, mi ha convinto di dare la vita al prossimo. Tutto quello che imparo non devo imparare tanto per me, devo imparare per dare qualche un altro. E chi è questo altro? Beh, il mio prossimo, i poveri, l'Africa, l'Asia. E secondo lei? Beh, l'insegnamento più bello forse è l'insegnamento che la prepara a pensare da sé, a criticare a fondo tutto quello che incontra per la strada, tutto quello che si prende per comune, per cosa accettata, a rifarsi dai genitori fino, non so, alla televisione, al cinema, fino alla sigaretta, fino a criticare, a tutto avere il senso del perché. Questo forse è il più bello insegnamento che abbiamo ricevuto. Barbiana è una lezione di cui tutti abbiamo bisogno. I ragazzi ora bisognerebbe insegnarli a non ripiegarsi su se stessi, a guardarsi intorno, perché a ripiegarsi su se stessi si arriva al suicidio, si arriva alla disperazione. La scuola dovrebbe invitare a guardarsi intorno, a guardare gli altri. Mi sembra che questo era un aspetto della scuola barbiana importantissimo. Esistono tante lezioni di Barbiana, ma ce n'è una che non va presa. Barbiana non è un'esperienza ripetibile. Non è ripetibile non solo perché le cose cambiano nel tempo, ma perché manca la condizione storica che l'ha rese possibile. La condizione storica non è solo la personalità di Don Lorenzo, era il contesto, cioè un'Italia che non esiste più. Non esiste più, quindi abbiamo bisogno di tradurre la lezione di Barbiana nel nostro mondo. Ricordare oggi Don Milani credo sia anche prendere coscienza delle tante Barbiane di oggi, dei tanti luoghi della terra privati di dignità, di libertà e di giustizia. E allora credo che noi abbiamo il dovere, pensando a lui, che faceva costruire il mappamondo dai ragazzi e la geografia la rendeva pratica, mi fa piacere poter dire le barbiane dell'Africa, dell'Asia, dell'America Latina, la barbiana delle zone di guerra e del Mediterraneo. Me lo vedo, Don Lorenzo, coi suoi ragazzi, che fa vedere quel mappamondo e indicherebbe con forza i luoghi dei conflitti, delle guerre. I mali contro cui si scagliava Don Milani non sono molto diversi da questi. Per esempio, se penso il dramma dell'immigrazione, il dramma delle diseguaglianze sempre crescenti. Certo che non sono più quelle della globalizzazione, non sono quelle degli anni 50,
ma il reddito dei pochissimi che assomma a metà di quello di miliardi di persone. Cioè, se noi guardiamo alla teoria dei mali che indicava Don Lorenzo, essi sono gli stessi sotto spoglie che sono più moderne. Abbiamo bisogno di attualizzare quella lezione. Non è ammesso un Don Milani in pillole, citato a seconda delle convenienze e delle occasioni. Don Lorenzo Milani, distanza di tanti anni, ci ricorda sempre che la forza della scuola si misura dalla capacità di includere e valorizzare tutti, nessuno escluso. Se si perde loro, i ragazzi, la scuola non è più scuola, è un ospedale che cura i sani e respinge i malati. Ho ritrovato le stesse parole in Papa Francesco quando si augurava una chiesa capace di sporcarsi concretamente le mani e di essere un ospedale da campo. Sono 50 anni che a Barbiana è rimasto tutto uguale. Le tavole, le sedie e fuori l'ambiente. Non ci sono baracchine per ristorare pellegrini. Di pellegrini ne arriva tanti, ma non trovano un barrettino che gli dia il panino. Se ci arriva a Barbiana, il luogo ci dice che razza di persona era Don Lorenzo. Perché a 30 anni è arrivato in un luogo dove non c'era il telefono, non c'era la luce elettrica, non c'era l'acqua, non c'era la strada per arrivarci. L'ultimo tratto bisognava che lo facesse a piedi. Arrivando lassù, Don Lorenzo non si è messo a guardarsi l'ombelico. Mi domando cosa devo fare qui, cosa posso fare qui, qual è il mio compito. Una persona credente dice cosa mi chiede Dio di fare qui. Un non credente può dire qual è il mio compito qui di persona. Sicché con questo guardarsi intorno si è messo a fare scuola. Quello non c'era altro da fare. Spero che in tutto il mondo i miei colleghi preti e maestri di ogni religione e di ogni scuola insegneranno come me. Poi forse qualche generale troverà ugualmente il meschino che obbedisce e così non riusciremo a salvare l'umanità. Non è un motivo per non farsene in fondo il nostro dovere di maestri. Se non potremo salvare l'umanità, ci salveremo almeno l'anima. Don Milani diceva: la scuola ha un solo problema, i ragazzi che si perdono. E voleva appunto dire che la scuola deve essere la scuola. Don Milani credeva moltissimo alla scuola. Lo sottolineo perché si dice spesso Don Milani era un lassista, non credeva nel merito, voleva che tutti fossero promossi, aveva una mentalità sessantottina. Nulla di più falso. Per Don Milani la scuola è una cosa seria, importantissima, e proprio per questo non doveva perdersi nessuno, nessuno doveva restare indietro. E questo era vero nell'Italia degli anni 60, ma paradossalmente è vero anche oggi, perché è impressionante, ma anche in Italia la scuola perde molti ragazzi, nel senso cioè che c'è un alto tasso di abbandono scolastico. In Europa siamo al terzultimo posto
per abbandono della scuola, cioè del fatto che tanti giovani non completano la scuola dell'obbligo. Ecco dunque un motivo di grande attualità, ma poi l'attualità di Don Milani è anche più vasta, perché non c'è solo l'Italia. Diciamo che Barbiana, questo luogo sperduto, è un po' il prototipo di tanti luoghi sperduti in tutto il mondo, perché in tanti luoghi del mondo c'è chi resta indietro, chi viene abbandonato, chi non ha pari opportunità, perché di questo in realtà stiamo parlando. Ecco perché la lezione di Don Milani è una lezione universale e in qualche modo oggi si proietta dall'Appennino toscano, dove si è sviluppata questa piccola vicenda negli anni 60, si proietta in qualche modo un po' nella realtà di tutto il mondo e pone di nuovo di fronte a noi Don Milani come una figura con cui confrontarsi e con cui, diciamo così, discutere anche dei problemi dell'oggi.